Al via l'edizione 2019 di Primo Grano Tour, il format evento con il quale Rossicaela d'Abruzzo festeggia il primo raccolto di grano dell'anno. Importatori, chef, giornalisti italiani ed esteri hanno la possibilità di soggiornare in Abruzzo alla scoperta delle sue bellezze, con workshop, lezioni dimostrative per approfondire il mondo della pasta e dell'olio. Novità di quest'anno è l'evento Food and Art che si tiene all'Aurum di Pescara. 5 chef scendono in campo per spadellare ai fornelli. Ascoltiamo la titolare Maria Stefania Peduzzi. Sì, quest'anno abbiamo degli ospiti che vengono dal Giappone, dal Brasile, Stati Uniti sempre, Corea, abbiamo uno chef coreano, e poi Canada, abbiamo uno chef francese e poi dall'Inghilterra. Quindi quest'anno abbiamo toccato un po' tutti i continenti. La pasta alla chitarra la fa da padrona? La pasta alla chitarra è raccontare l'Abruzzo, perché al di là di tutto resta comunque il piatto tipico di questa regione. Noi vogliamo raccontare la nostra regione perché merita di essere raccontata ogni volta, e lo facciamo attraverso quelli che sono i gesti della tradizione. Questa sera ci sarà una cena, come quelle cene che si facevano a fine della trebbiatura, e quindi vogliamo far conoscere un po' quelli che sono gli animi e gli spiriti presenti in questa regione, che forse per tanto tempo è stata un po' nascosta rispetto ad altre che hanno avuto una capacità maggiore di proporsi come territorio dove veramente si vive ancora con i tempi giusti e con i tempi dell'uomo. Possiamo svelare qualche chicca di Rossicaela d'Abruzzo, qualche progetto nell'immediato futuro o no? Allora, noi come Rossicaela d'Abruzzo guardiamo sia la tradizione ma anche l'innovazione. Per la tradizione quest'anno raccogliamo per la seconda volta la mischia. È una definizione già presente nel vocabolario del 1800 del regno borbonico, dove appunto si notava che i contadini erano abituati a seminare nel periodo della semina più varietà di grano proprio per selezionare i migliori. Noi stiamo cercando di fare questo, è il secondo anno che lo facciamo. Chiaramente sono dei grani antichi, parliamo di Saragolla, come parliamo di... Ecco, volevo aprire anche una parentesi sulla Saragolla. Per Saragolla si intende grano duro. E poi da queste ci sono varie tipologie che stiamo riscoprendo, tipiche e che venivano proprio seminate in Abruzzo. Tra queste mi piace citare il marzuolo, che è una varietà di grano duro che veniva addirittura seminato verso ad aprile per poi essere raccolto a settembre. Quindi un grano tardivo che poi ritroviamo nella timilia, che è tipico della Sicilia. Quindi su questo ci stiamo anche lavorando. Per portare sulla tavola un piatto di pasta con un grano sicuramente non stressato dalle necessità di quantità, e comunque affidiamo sempre alla natura quello che è il raccolto. Per concludere, oltre alla qualità di Rossicaela d'Abruzzo, questa passione che avete nel diffondere l'abruzzesità nel mondo, non solo per quanto riguarda la gastronomia ma anche per quanto riguarda le bellezze naturalistiche, forse l'ingrediente più importante di Rossicaela d'Abruzzo è l'entusiasmo. Ma io devo parlare di entusiasmo, parlo di entusiasmo della famiglia, ma parlo anche dell'entusiasmo delle persone che collaborano con noi, che oggi hanno permesso che tutto questo avesse inizio, perché noi abbiamo persone che lavorano con noi e che condividono con noi quella che è la nostra passione. Quindi devo dire grazie anche a chi collabora con Rossicaela d'Abruzzo. Noi ce la mettiamo tutta, però chiaramente se non abbiamo un bel gruppo che condivide la nostra passione, sicuramente non facciamo molta strada. Allora, noi abbiamo un pensiero per tutti, perché essendo una famiglia a guidare l'azienda guardiamo quelle che sono le necessità della famiglia, quindi dei bambini, degli anziani, dei giovani. Proprio su questo io vorrei fare un piccolo focus. Noi abbiamo lanciato questa nuova linea di pasta tra virgolette superfood con degli ingredienti particolari, dedicata ai giovani, per riportarli un pochino a considerare la pasta come un alimento secondo me principe della dieta mediterranea, perché sicuramente torneremo alla dieta mediterranea, però i giovani di oggi guardano soprattutto a nuovi ingredienti, a nuovi prodotti che comunque
portano benessere, e noi abbiamo pensato di prendere questi prodotti quali il matcha, quali il ginseng, la spirulina, e creare una linea chiamata Chameleon dedicata ai giovani e ai colori e all'innovazione. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, e lo sanno bene gli imprenditori e gli chef e i giornalisti che da tutto il mondo sono arrivati qui ai piedi del Gran Sasso. Gianluigi Peduzzi parla dell'esportazione della pasta e dei prodotti di Rusticella d'Abruzzo nel globo. Ma sì, ogni anno noi cerchiamo di portare in Abruzzo quelli che sono i nostri clienti un po' tutto il mondo, esportiamo in 70 paesi, quindi a turno ogni anno cerchiamo di portare dei paesi. Quest'anno è l'anno del Giappone, quindi abbiamo circa 6-7 clienti dal Giappone che ci vengono a trovare. Oggi l'export rappresenta per noi l'85% del fatturato, di cui il 50% viene realizzato nel Nord America tra Stati Uniti e Canada, che per noi, soprattutto gli Stati Uniti, sono un mercato di riferimento. E poi il sud-est asiatico, che comunque è una parte importante per Rusticella, che sta crescendo negli ultimi anni. Enogastronomia, ma anche vi aiuta il paesaggio. Cosa dicono i vostri ospiti provenienti dalle altre nazioni, quali ad esempio anche da altri continenti, quali il Giappone? Cosa vi hanno detto? Cosa li ha colpiti di più? Ma l'Abruzzo è una regione, diciamo, verde, dove un po' troviamo quelli che sono i prodotti tipici del Made in Italy. Troviamo l'olio, troviamo il vino, troviamo la pasta, troviamo il pomodoro. Quindi diciamo che in questa regione racchiudiamo il 90% dell'agroalimentare italiano, e quindi trovando in una sola regione tutti questi prodotti sono affascinati da quello che noi possiamo esportare. Siamo un po' poco pubblicizzati all'estero, però noi cerchiamo comunque di trasferire il territorio non solo nella nostra zona, ma anche negli altri paesi. Infatti il gruppo non si ferma solo a Pianella, ma cerchiamo di portarla a Penne, nel Rigopiano, nella montagna, quindi fargli vivere un po' a 360 gradi il nostro Abruzzo. Ma la fiera per noi è un momento per conoscere e contattare quelli che sono sia i nuovi che i vecchi clienti. Quindi abbiamo 5-6 fiere che facciamo durante l'anno all'estero, che in quell'occasione cerchiamo anche di invitare i clienti e quelli che sono i personaggi importanti che poi saranno i nostri ambasciatori nel mondo per i nostri prodotti. Quest'anno poi una novità. All'Arum chiudiamo un percorso che dura 5 giorni di primo grano, faremo uno show cooking con degli chef internazionali insieme a William Zonfa, che è uno chef stellato abruzzese, e cerchiamo di presentare delle innovazioni, delle paste innovative che cercheremo di mettere sul mercato a partire dal prossimo anno. La forza di Rusticella è proprio questa, innovazione e tradizione. Ma innovazione e tradizione, ma anche gli uomini che compongono Rusticella sono importanti, perché senza di loro non avremmo fatto nulla. Quindi il fattore umano in azienda è molto importante, cerchiamo di formarli, cerchiamo di trasmettergli a loro quell'entusiasmo necessario che poi serve per esportare non solo il prodotto ma il territorio. Entusiasmo soprattutto dai giovani imprenditori della famiglia come Stefano Peduzzi. Allora sì, diciamo che oramai noi siamo giunti alla quinta generazione di diciamo in famiglia che portiamo avanti non solo un pastificio ma anche un'idea di quella che può essere l'imprenditoria moderna, che è un connubio perfetto tra l'innovazione e la tradizione. E questo diciamo che è sia un onore che un onere da portare avanti, perché ci porta a fare delle scelte che possono essere di miglioramento continuo e di innovazione, ma rimanendo sempre legati alla terra e alle nostre tradizioni. La scelta non è stata facile, perché come molti imprenditori giovani sanno, lavorare con i propri genitori è sempre difficoltoso, si ha un gradino in più da sormontare, che è quello del confronto quotidiano e di idee che possono essere certe volte diverse, soprattutto date dalla diversità di generazione. E quindi proviamo, diciamo, tutti i giorni a portare, io insieme a mia sorella, a mio cugino, un'innovazione data dall'età, che può essere attraverso i social, l'e-commerce, e che sono le nuove frontiere del commercio e della vendita, e che possono portare indietro qualcosa sia non tanto a noi ma anche al territorio stesso. Il giornalista enogastronomico Gioacchino Bonsignore, volto noto della TV. Diciamo che è una grande scoperta, per me non conoscevo questa fantastica famiglia
che fa dell'eccellenza un principio assoluto. E certamente riuscire in qualche modo a comunicare con loro anche le loro straordinarie intuizioni nella trasformazione di questo meraviglioso grano italiano in tante prelibatezze legate alla pasta è veramente un grandissimo piacere per me. Barbara Porlastrini, chef italiana ma che lavora a Los Angeles. Allora, a Los Angeles la pasta rustichella cioè la usano praticamente quasi tutti. Nel mio locale utilizzo solo ed esclusivamente pasta rustichella e se non utilizzo la pasta secca utilizzo la farina rustichella per fare la pasta fresca. Ma la pasta piace agli americani? È il top selling dish che c'è, per cui sì, assolutamente sì. Per te è stata una sfida aprire un locale lì e diventare uno chef internazionale? Sì, diciamo che la mia carriera è stata molto lunga. Adesso con questo ristorante sono l'executive chef, per cui sono molto felice. Per cui poi ecco, la mia carriera, il mio cibo è prettamente veramente italiano, non scendo a compromessi, per cui questo per me è molto importante. Where are you from? We are Tokyo, Japan. Tokyo, yes. What do you think about Abruzzo? Cosa pensate circa l'Abruzzo? Oh, chiediamolo ai miei amici, chiediamolo a lui. Do you like Ti piace Abruzzo? L'Abruzzo? Sì, mi piace tantissimo. È molto bello. È poco tempo, è la mia prima volta qui in regione. Ma sono rimasta molto impressionata. Ma ti piace il cibo, la natura, cosa? Tutto. La natura, la montagna, il mare, le tradizioni, il caffè e la pasta. Quanti giorni rimarrete in Abruzzo? Una settimana. Ma a Pianella cerchiamo di inaugurare a ottobre un nuovo stabilimento, un stabilimento 4.0 che sarà soprattutto rivolto alla produzione di pasta all'uovo biologica, cercando di utilizzare le materie prime locali ed avendo un circuito elettronico software importante di 4.0 che comunque controlla la filiera dall'ingresso delle materie prime fino all'uscita del prodotto, quindi possiamo garantire ancora una volta ai nostri consumatori che tutti i prodotti che escono da Rustichella non sono solo fatti con ingredienti importanti e genuini, ma soprattutto hanno un controllo a qualità veramente veramente importante.